Io credo che questo sia, noi crediamo che questo sia pericoloso per una serie di motivi. Il primo più banale è per la tutela delle opere esposte. Il secondo, ancora più rilevante, per la delegittimazione, uso l'espressione propria, dell'uomo della galleria d'arte moderna, perché se non è già la salvare, ti viene in omaggio la galleria d'arte moderna per fare il buffet, forse non diamo valore a quello che è oggettivamente in questo momento il principale contenitore culturale attivo della nostra città, ma anche diciamo, i tempi di pace, quindi con la nostra biblioteca completamente ripristinata e comunque una galleria d'arte moderna di respiro quantomeno regionale, ma io non sarei considerata di respiro nazionale. Quindi nell'auspicare una risposta puntuale alle domande di dettaglio, più che altro di intervenzionarsi per porre una riflessione su questo tema, cioè se davvero è opportuno continuare a utilizzare in questo modo, che noi riteniamo profondamente improprio la galleria d'arte moderna, se ammettendo che la risposta possa essere sì, se non è opportuno costruire anche una rete, diciamo, amministrativa a supporto di questa scelta, che noi speriamo invece diveda a un ripensamento, perché una semplice comunicazione di giunta non ci sembra uno strumento adeguato per questo tipo di decisioni, e, perché non c'è un preziario, perché non è chiaro a quanto viene fatturato con l'utilizzo. Da quello che ho capito agli uffici è proprio un prelievo pagatore con la sala d'armi, cioè a quel tempo viene fatturato al costo della sala d'armi, insomma c'è un aspetto di esibilità e un aspetto di formalità che non è formalismo e un aspetto di sostanza, perché telegrafico, so che sto devo chiudere, un conto è ospitare in gamma eventi che abbiano nella gamma il punto focale dell'evento, cioè per essere chiaro, da tutto ciò che è stato fatto in gara in questo anno, ci sono alcuni appuntamenti, quelli di F2, non ci sarò un po' le parti sì, dei buoni cattivi, che hanno fatto volontariamente l'evento in Salvadari per poter poi fare il buffet in gara per dare agli ospiti l'emozione di un buffet all'interno di un luogo d'arte e cultura. Io questo lo capisco, è un'operazione culturale, si può entrare nel mezzo del gruppo dei dettagli, ci sia qui. Un'altra cosa è il convegno comunque che per non sapere dove andare si appoggia lì, vediamo per essere una cosa. Allora, comincio nell'elencare le attività che si sono svolte negli ultimi 10 mesi nella sala principale della Gamma. Allora, i soggetti privati sono stati il 10 marzo alla Banca di Credito Cooperativo, il 10 maggio alla Banca Bank, il 26 maggio l'ultimo, il congresso Notte Improvvisa dello Sport, in cui l'amministrazione poi ha concesso anche il patrocinio oneroso, quindi ha patrocinato questo evento. Invece gli eventi del comune di centro direttamente sono stati l'8 novembre il premio Mamo, il 5 domenica di Carnevale con l'accoglienza degli ospiti, il 24 marzo la presentazione di Clara e il 27 aprile l'inaugurazione della nuova sala della Gamma con opere della Fondazione Cassa di Risparmio di Centro. Come diceva evidentemente il consigliere che aveva già sentito gli uffici, il pagamento sostanzialmente la tariffa è la tariffa della sala Zarri, ovviamente tenendo conto delle ore impegnate sostanzialmente per anche l'occupazione della sala Gamma. Questo perché effettivamente l'amministrazione ha fatto questa scelta di invece noi crediamo valorizzare quella che è la galleria d'arte moderna con una sorta di sperimentazione. Abbiamo visto e stiamo vedendo che invece c'è un ritorno positivo, perché anche nell'ultimo convegno dei medici c'erano medici di tutta la regione della Romagna che hanno molto apprezzato invece il fatto di aver potuto vedere anche all'interno di un fresco una galleria così bella, così importante, e quindi riteniamo che anche questa sia invece un'ottima vetrina, un'ottima pubblicità da parte dell'amministrazione. Abbiamo dato mandato ai servizi di cultura di regolamentare quindi l'uso proprio della sala della Gamma, perché questa invece è una scelta che l'amministrazione vuole proporre proprio in virtù di questi primi 10-11 mesi che sono stati
un modo di provare sostanzialmente anche questa scelta da parte dell'amministrazione. Devo dire che andiamo nella direzione, poiché moltissime altre importanti istituzioni museali hanno preso quello di fare comunque queste danno possibilità appunto di organizzare anche degli eventi che aprono, cioè dobbiamo aprirla la galleria anche con questi eventi, un modo per far conoscere la galleria, tanto che molte di quelle persone che hanno partecipato a questi eventi, molte persone hanno detto che non sono mai state nella galleria d'arte moderna, grazie a questi eventi sono stati alla galleria d'arte moderna. I servizi culturali hanno garantito ovviamente la sicurezza attraverso le persone dell'Auser, che ovviamente ringrazio per sempre la totale disponibilità che danno, e attraverso anche la fondazione, la convenzione che c'è con la fondazione Borgatti, c'è stata la possibilità appunto di avere anche un controllo territoriale. Inoltre il direttore della CAM, il dottor Fausto Gozzi, proprio nell'ottica di promozione che dicevo prima, ha effettuato anche, era presente, ha effettuato visite guidate, nel senso che ha spiegato anche in queste occasioni anche la galleria d'arte moderna, le opere che sono dentro la galleria d'arte moderna, quindi vista sempre un'ottica di promozione di ciò che di centro a livello. Sì, lo considero ovviamente profondamente sbagliato e anche molto pericoloso. Purtroppo per tutte le cose che adesso il sindaco ha detto corrispondono a ciò che ho potuto verificare direttamente. Il buffet era appoggiato ai quadri, i tavoli erano messi in modo da fare tutto tranne che valorizzare le opere d'arte, che è assolutamente evidente perché sono come andato a vedere con i miei occhi, non so se l'aveva fatto, guardato superficialmente. E la sensazione era tutt'altro che la valorizzazione della nostra galleria d'arte moderna. Per una persona di Hauser non credo voglia dire garantire la sicurezza, vuol dire assumersi dei rischi. Io auspico fortemente un rapido e radicale ripensamento. Allora, io ovviamente ero presente. Sì. Quindi ero presente, ovviamente le figure Hauser erano presenti, ma va un attimo, la figura Hauser era presente, ma sicuramente regolamentata meglio la questione della custodia, come va regolamentata meglio anche la storia, la questione della Pinacoteca a San Lorenzo, dove lì abbiamo dei Gorcini, e anche lì ci sono delle figure Hauser che fanno il controllo, quindi sono d'accordo con il consigliere Lodi, potenziamo le rimozioni, ma a questo punto anche rivediamo l'impostazione della Pinacoteca. Passando al quesito successivo, protocollo 27.577 del 26 maggio 2017, consigliere Cariani Marcella del gruppo Partito Democratico, la rete del quesito sul senato. Grazie Presidente. Ricordando che l'evento subito per 5 anni di produzione ha veramente danneggiato la chiesa di San Lorenzo Cardinale, che opera provvisionale di messa in sicurezza prevedeva nella prima fase un ponteggio che occupava una parte rilevante della carreggiata più sufficiente. Ricordando che non è un anno e mezzo sono l'opera provvisionale, quindi era disegnata e disarmata al fine di ridurre il volume della carreggiata. Dando atto che in occasione della prima situazione di rifinanziamento della strada si era dovuto condizionare un piano sanatorio, ricordando come detto impianto costituisca per la frazione una vessazione pesante, creando un documento anche alle attività commerciali insediate nelle vicinanze. Alla luce del fatto che da oltre un anno l'impianto sanatorio non risulta più essere necessario, tutto ciò promesso si interroga l'amministrazione comunale per sapere per quale motivo l'impianto sanatorio non è ancora stato rimosso, ripristinando la fisiologia della circolazione. Sì. L'anno scorso a Venere ho incontrato personalmente il sindaco di Finale Palazzi, l'assessore del gruppo di Finale, sono il primo assessore della sanità del signor Pagliareta, il comandante della Protezione Civile dei Territori di Finale, perché loro hanno la competenza della strada e loro hanno assicurato
fatto di acquisto, di entrare su una roba che aveva la sensazione di stare. Io, per esempio, con me, mi hanno detto oggi acquisto, però forse era presente con me, la Bevi, il nostro comandante, la Bevi Municipale, e anche il consigliere Corrado, che è la Bevi Comunale. Ha avuto per sulla questione che era tanto importante. Avevamo fatto, ovviamente, portato la proposta di rimuovere l'impianto, visto l'opera messa in sicurezza era stata messa in mano proprio per creare la possibilità, le condizioni per poterlo fare. Entrambi i comandanti del Stato Municipale sono chiaramente contrari, nonostante il dibattito sia stato anche messo a punto, siamo rimasti in fede sulle quali alternative possibilità, in realtà sono contrari, ritengono che la situazione, nonostante l'allargamento, quindi l'allargamento dell'opera di sicurezza, non sia sufficientemente visibile, ritengono che nella svuota, in particolare per i mezzi pesanti, ci sia visibilità, ci sia un'invasione della carreggiata. Quindi, secondo loro, è opportuno che quello spazio di via Portata Nera rimanga a senso alternato, quindi a senso molto alternato. Abbiamo quindi chiesto quantomeno di arretrare il semaforo rispetto al bar. Tant'è che ho richiesto di arretrare il semaforo rispetto al bar anche poco tempo fa, perché ci avevano garantito che almeno avrebbero preso un giro per capire se almeno questa azione fosse possibile. Se non altro, abbiamo sicuramente in merito all'intervento sulla chiesa di Casumaro, che sarà sicuramente effettuato, che ho tenuto conto proprio due giorni fa, che non potrebbero tenere le lavorie sui campagni del mondo. Intanto, sicuramente continuerò a sollecitare l'allargamento del messaggio. Sì, molto velocemente, grazie per la risposta, assessore. Personalmente sono novità, questa, ma non eravamo a conoscenza. Prendiamo atto del fatto che i due comandanti hanno queste preoccupazioni. La succede comunque che al presto venga spostato il semaforo, perché effettivamente ridosso i punti commerciali, effettivamente si pensano soltanto al gas del secolo dei mezzi che fermano il semaforo, giustamente, visto che molta gente con una specialità calda è fuori, non è propriamente molto salvo. Chiedo semplicemente che si tenga molto alto, ma che ci sia un altro giornalista. Passiamo al progetto successivo. Medesimo protocollo, gruppo Partito Democratico, consigliere Vasco Fortini, così fa progetto di delegazione di Arte. Consigliere. Grazie Presidente, per il prestito anche di Assessore. Delegazione del Masso, scusate a tutti. Dando atto che il Presidente del Gruppo di Arte di Democratico ha chiesto conto della mancata realizzazione di Assessore presso la redazione di Arte di Masso, un servizio universale proprio al piano primo, così come l'abbiamo già predisposto nella precedente realizzazione. Ricordando che in occasione della precedente interpretazione, l'amministrazione comunale rispose che si sarebbe attivata quanto prima per avvisare l'intervento, sottolineando che l'assessore costituisce un pavimento di una importante barriera architettonica e renderebbe le sale del posto al piano primo effettivamente fluibile all'intera popolazione, evidenziando le dimensioni del massimo di importanza di questa struttura per l'uomo nell'applicazione di crescita culturale e sociale. Ciò permesso è chiamato sempre all'amministrazione comunale per sapere per quale motivo si è ancora provveduto all'installazione del sensore promesso e quali tempi si immagino per questo intervento. Credo che sia solo un fatto di cultura questo, diamo la possibilità a chi non può di usufruire di questi spazi, perché siamo un paese civile, soprattutto qui è una città civile. Grazie. Così come infatti avevamo affermato, è già stata predisposta la relazione di bilancio che prevede la segnalazione della somma dell'intervento. Appena la variazione sarà approvata dal Consiglio, si potrà procedere con l'affidamento dei lavori che avverrà tramite richiesta implementativa, perché avete detto su 40.000 euro. Nel corso dell'estate l'intenzione è quella di eseguire i lavori di ultimarli, quindi
quindi se tutto va bene, la funzionamenti a settembre, diciamo, si dovrebbe aprire la struttura con la lettura. Questo intervento fa cuore, sta a cuore anche a noi, perché effettivamente lo spazio è nato importante e particolarmente bello. Oltretutto è particolarmente interessante proprio che apriamo piano, oltre che la biblioteca, il museo, ma lo stesso apre, quindi proprio quando si inizia il programma, lo spazio per noi è bellissimo e effettivamente potrebbe essere una scenografia per tanti piccoli, per noi è enorme, però per tanti piccoli, per cui si è stata c'è la sensibilità in questo senso. Nessuno più soddisfatto che può ricordare la soddisfazione della prima volta che si diceva che si diceva fa con il figlio dell'assessore sono soddisfatti della risposta, continueremo perché questa esigenza sia effettivamente posta con un grazie decisione. Protocollo 17707 del 29 maggio 2017, consigliere componente Marco Mattarelli del gruppo Libertà per Centro, ha detto oggetto piano traffico. Consigliere, lei la parola. Sì, è un progetto molto semplice, direi molto sentito parlare ai cittadini. Un anno quasi data dall'installazione, dall'insediamento della nuova amministrazione, si chiede quale intenzione ha il signor Sindaco in merito al piano traffico approvato dalla precedente amministrazione ma non ancora attuato e se esso verrà modificato e come. La domanda è molto sintetica, quindi non sto a leggere tutto il momento perché non c'è scritto altro, ma la motivazione è che per quanto sia e per quanto vengono comunicate nuove motori, nuove modifiche, nuove cose che gli sporti confusi. C'è un piano traffico che è stato studiato e approvato per portato una pubblica amministrazione che è pronto per essere attuato. C'è un piano aria regionale che oltretutto obbliga i comuni a determinati tipi di comportamenti nei confronti dell'inquinamento prodotto dal traffico stesso, ma soprattutto c'è un traffico della città che è del tutto invariato quando voi vi siete insediati. Lo scherzi vuole, io dico sempre, 8 ore attraversare la Rosca, farci con un'ora attraversare il cielo, specialmente in certo orario. Fermo restando che si potrebbe anche, posso dire, avere un pochino più di intervento per quanto riguarda la polizia principale in determinate ore del giorno, fermo restando che sono impegnati in scuole costruite e operanti negli orari di maggior traffico e quindi sono assorbiti anche per gli interventi, ma ciò che più mi interessa, ciò che interessa più ai cittadini è sapere quando finalmente il piano del traffico verrà messo in opera e quali idee avete per eventualmente modificare il presente. Sì, allora il piano traffico che la passata amministrazione insieme all'ingegnere Drufuga era stato adottato il 25/11/2015 ma non approvato, quindi nel senso in fase di approvazione. Quindi il 25 novembre 2011, allora noi abbiamo ovviamente incontrato l'ingegnere Drufuga per ovviamente ragionare con lui anche di eventuali modifiche, eventuali cambiamenti rispetto anche al precedente piano, ad esempio alcune vie che portavano fuori dal centro, insomma abbiamo alcune perplessità, abbiamo studiato e rivisto un attimo quello che poteva essere il piano, ci stiamo lavorando ancora con l'ingegnere, abbiamo intenzione, ci stiamo vedendo di preparare anche quello che è un calendario per incontrare le consulte, quindi il discorso comunque partecipativo con le consulte è aperto anche ovviamente a tutte le frazioni per raccogliere anche segnalazioni e osservazioni da parte dei cittadini per fare ovviamente poi quella che è la chiusura definitiva del piano, portarlo in commissione e poi ovviamente modificarlo e approvarlo.
Quindi riteniamo che questo, in accordo anche con l'ingegnere, sia il giusto modo, il giusto metodo corretto per arrivare a definire un piano traffico che ovviamente tenga conto del progetto della rotonda, soprattutto quello che abbiamo detto anche in campagna elettorale, e che possa essere effettivamente approvato dal Consiglio Comunale. Dunque, le osservazioni del piano traffico precedentemente approvato, ma non adottato, perché queste terminologie che ci adottato ma non approvato, e i cittadini poi alla fine hanno pratico, vedo che i risultati sono. C'era già, se rifacciamo tutto un inter di osservazione, a me quello che piacerebbe di osservazione è quello che non vorrei che ci trovassi con la cittadina che abbiamo fatto l'inter di osservazione. E poi la marca e a questo di essere arrivederci, grazie a tutti di conto, la traduzione. Quindi questo è quello che voi dite, io credo come San Tommaso dal documento del piano. Attualmente la città è impraticabile dal punto di vista pratico in certe aree del giorno, mi auguro e spero che voi abbiate una visione per il futuro della città, specialmente per come circumnavigarla. Anche la viabilità, credo che il terzo ponte che era approvato con il nostro programma elettorale, come tutte le rotonde di adottare una rotonda, dal nostro programma elettorale c'era adottiamo una rotonda, e concluderà. Adesso vediamo quante rotonde adotterete e in che modo il traffico verrà smaltito. Aspettiamo, vediamo. Al momento la risposta mi ritengo formalmente soddisfatto perché la risposta è stata data. Concretamente da domani il progetto continuerà a fare un po' di chilometri sia nelle viali della città che nei resti che lo sia. Anche la prima rotonda la vedremo quest'estate, poi magari speriamo di scoprire sul terzo ponte, che sarà sicuramente un progetto difficile, però secondo me quello è un progetto di programmazione per questa città. Su questo tema del piano traffico vi dico subito che parlando già con i due colleghi di Pieri di Castellare, anche loro hanno assolutamente tutta l'intenzione di portare avanti questo progetto, ci stiamo guardando probabilmente anche per vedere di finanziare questo progetto, parlando con la Bonaccini, parlando con la Regione per far capire alla Regione invece l'importanza di questo terzo ponte per cento, per la Ferrarese e per il collegamento con Bologna. Speriamo di invece di stupire la Fabio comunemente e quindi magari fatto di tempo decidere dal consigliere Mattarella, che non la conosco, non sente la comunica, pensa che anche con Mattarella l'ho trovato Mattarelli, quindi ha fatto l'inverso. E lui è stato un po' passiamo al quesito successivo, protocollo 27.951 del 30 maggio 2017, gruppo della Nord, consigliere Marco Tattafoni, la rete di storbi che subito danni a causa degli eventi meteorici del 16 marino. Gruppo della Nord. Sì, grazie Presidente, molto presente. A seguito di quello che è stato detto dai teori, poi anche lì del nostro territorio, non solo, chiedevamo se questa amministrazione, proprio parliamo della grandinata curiosa che è venuto il giorno di Pasqua, nel 16 aprile, chiedevamo se questa amministrazione sia attivata a produrre il corso dell'intervento di ristoro rispetto a coloro che hanno sicuramente trovato la danneggiata per la visitazione e soprattutto per quanto riguarda l'area del comune abbiamo segnalato un grave problema di carattere economico che diciamo che si manifesterà in una carta molto come i ricordati sono stati strutturati. Quindi siccome era in corso a pochi giorni dal mezzo, quindi a pochi giorni successivi ai 16 aprile, un acconto di danni, immagino che l'acconto di danni sia stato prodotta e chiedo anche sì se, come ho già anticipato, questa amministrazione è in funzione di fornire la situazione di ristoro. L'ho citato per permesso, vado a concludere, che fondamentale è stato l'apporto dei vigili del fuoco e dei volontari intervenuti a questo intervento solo di punto non pauso, grazie. Allora, per rispondere al consigliere Tattafoni, effettivamente diciamo che questa amministrazione si è attivata nei confronti della regione per segnalare i danni, diciamo comunque
l'importanza dell'evento che aveva colpito il territorio, quindi ci sono stati diversi contatti tra gli uffici regionali e gli uffici dell'amministrazione. A tal riguardo effettivamente la regione ha inviato una squadra per verificare quelli che sono stati i danni causati. La procedura, come ben sa anche il consigliere Petazzoni, sia di ricognizione che di valutazione dei danni è attivata dalla regione, che appunto riconosce lo stato di allerta. Oggi siamo in quella fase in cui l'amministrazione, qui ringrazio il consigliere Petazzoni comunque per il question time, perché rivolgerò a lui anche ovviamente una sorta di aiuto e collaborazione per fare in modo che la regione effettivamente dia riconoscimento e si attivi per riconoscere lo stato d'allerta, in modo tale che quei danni che realmente sono stati ovviamente causati sugli agricoltori e anche sui mezzi privati possa essere comunque un danno riconosciuto, e quindi con l'amministrazione stiamo sollecitando e se anche come consiglio regionale, come credo, perché credo che la domanda insomma in questo tema sia abbia voluto andare, cioè andare in quella direzione, ci può essere utile anche un doppio lavoro dal piccolo, dal locale e invece da chi effettivamente è in consiglio regionale. Quindi non c'è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale, continuiamo a spingere e a stare addosso alla regione, confidiamo, come dicevo prima, che non è aiuto da parte del consigliere regionale, non del consigliere comunale, ma del consigliere regionale Petazzoni. Grazie Presidente, questo penso sia il primo caso storico di interrogazione lunga, anche qui non parlo altro. Solo innanzitutto c'è stato il trasporto, come abbiamo capito, che si è attivati la sua regione, posso anticipare che se il problema l'ha fatto, abbiamo già rivolto una interrogazione simile alla Commissione regionale, che rispondeva a una di 30 giorni, pertanto c'è anche il lavoro che ha destinato la regione di questo problema, certo che l'abbiamo fatto. È chiaro che sia noi per il ruolo del governo di sede, sia noi con l'amministrazione comunale di Seto, sapremo tentare tutto il prodotto per appunto cercare di dare un minimo di ristoro ai cittadini che sono stati colpiti da questa da questo evento storico che non grande. Grazie. Sì, aggiungo solo perché sfrutto un minuto per dire che ovviamente siamo a disposizione anche per il materiale, lo scambio anche di meno comunque di richieste che ultimamente sono state, in modo tale che magari possa essere anche agevolato di quello che è il lavoro, comunque insomma credo che su questo tema non ci sia contrapposizione anche da parte della regione, contattanti abbiamo visto subito una grande disponibilità, è chiaro che anche loro adesso stanno facendo le valutazioni anche sulla base dei danni reali che ci sono. Così il successivo conto 27.952 del 30 maggio 2017, nonché il consigliere Mancastelli come Telen, Macuola e Lenazzo, e così qual è la parola. Grazie Presidente, chiedevo velocemente notizie sulla nuova scuola, informazioni sulla progettazione, sui costi e sulla presentazione al pubblico, semplicemente perché, come sapete, in piazza del Mazzo vi domandano queste cose qua. E qui ci sono tanti degli uffici, potete dare informazioni per chiarire. Grazie. Sì, allora, la progettazione è in fase preliminare. In fase preliminare si chiede per il progetto di trattamento ambientale, che non è solo una finita attività all'interno dell'Italia, e in questa fase ci eravamo promessi di condividerlo con i primi utenti di questa struttura. Quindi abbiamo già condiviso il progetto con la direzione scolastica, poi abbiamo fatto un incontro con il consiglio di istituto e in seguito abbiamo fatto un incontro con i rappresentanti dei genitori e il personale addetto all'attuale scuola primaria. Perché insomma ci sembrava in fase preliminare corretto coinvolgere anche questi primi utenti della struttura. L'incontro pubblico che abbiamo per programmazione, avevamo pensato di fare un incontro pubblico, quindi aperto alla comunità, in fase di progetto definitivo.
che non significa che bisogna modificarle, significa che nel leader poi della definizione del progetto vogliono seguire il progetto anche alla comunità. E nel corso di questi incontri sono stati interessanti, sono state già raccolte le osservazioni che sono già quando possibile entrate a far parte della presentazione. Per quanto riguarda la rete, posso guardare il mio parola adesso. Sì, per quanto riguarda il finanziamento, stiamo procedendo sul progetto che avevamo anticipato in consiglio comunale, che è questo nuovo modo, diciamo, di finanziare l'edilizia scolastica legato ai fondi degli alunni. Recentemente c'è stato un incontro a Roma, all'Agenzia del Demanio, con il Presidente Reggi, alla presenza del NEF, alla presenza del NIOR, alla presenza di tutti quelli che sono i ministeri che fanno parte di questo grande progetto, alla presenza degli altri comuni che faranno parte di questo fondo, Castel San Pietro Terme, che è il comune capofila. Ieri sera del consiglio, non ho verificato oggi, ma ieri sera per andare in consiglio per costituire ufficialmente il fondo, dopodiché andranno tutti gli altri comuni, ci sarà una gara per il soggetto privato che gestirà questi fondi, dopodiché il centro potrà entrare. Stiamo parlando di alcuni mesi. In questo tempo ho chiesto, abbiamo già chiesto anche stessa Pietro Terme, che è il comune che ha seguito in questi due anni proprio la creazione di questo importante progetto, di essere la disponibilità, ovviamente la data totale, di venire a centro. Abbiamo detto che saremo andati in commissione bilancio, quindi ci sarà la presenza di Castel San Pietro Terme, che verrà a spiegare quello che è l'operazione, che è un'operazione innovativa, che verrà presentata credo metà giugno, fine giugno, all'ANCI nazionale con il Presidente di Capo, perché anche l'ANCI la ritiene un'operazione che potrà creare comunque un modo nuovo di fare edilizia, di utilizzare i mobili del comune che sono non utilizzati, e quindi di creare un sistema di finanziamento che è molto molto interessante. Se vuole aiutare, ecco, l'unica cosa, se è possibile, qualche tempo di discussione o tempo di iniziare, così che io in piazza mi accavo, ci siamo qui, poi dopo il fine dei lavori si vedrà, insomma. Grazie. Non dico date, dico che fa qualche mese saremo, anzi qualche mese, diciamo prima di qualche mese cominceremo a fare questi incontri in commissione, perché chiaramente è un'operazione importante, non è che questa è un'operazione che effettivamente in commissione deve passare, magari altre cose l'amministrazione può fare le scelte e le fa in maniera autonoma. Questa effettivamente è un'operazione importante, grande, passa in commissione. Tenete conto che noi, quella famosa fortuna che dicevamo in commissione bilancio, magari l'abbiamo avuta perché è un fondo sul quale questi comuni, l'ANCI, Demani, ci stanno lavorando da due anni e sono arrivati a ieri alla creazione, diciamo, di questa operazione. Quindi due anni noi abbiamo la fortuna di entrare su un treno che è già partito, e quindi sono i miei tempi sono quelli di salire sul treno, quindi gli altri hanno dovuto fare il treno, noi ci saliamo, ci dobbiamo salire abbastanza in fretta perché credo e temo, tra virgolette, che ci saliranno in parecchio, però noi abbiamo il biglietto giusto e quindi insomma nei prossimi mesi avremo modo di magari vedere queste date, quindi insomma sto, non devo dire la data, ma posso dire per questo qua. Successivo, protocollo 27.953 del 30 maggio 2017, gruppo Lega Nord, consigliere Giuliano Elisabetta, attraversamento piano 1 maggio. Consigliere Leonora. Grazie, buonasera a tutti. Dopo il letto, do solo alcuni dettagli. I cittadini lamentano la mancanza di un passaggio del canale di sicurezza sugli atti di maggio. Diciamo che ho indicato un numero civico che risulta veramente indicativo per attenzionare per la difficoltà di visibilità in quel tratto, sia per chi attraversa sia per le macchine che comunque passano, perché comunque attraversare il tratto è veramente pericoloso per i pedoni. Se i tratti inoltre
che lungo questo viale vi è un importante attraversamento pedonale e biciclette, quindi sarebbe particolarmente importante per la cittadinanza, che ha anche la densità abitativa della zona, di avere un attraversamento pedonale di ultima generazione, che comunque è minato e che da conto dell'importanza delle arterie per quello che comunque è il traffico cittadino, ma che permette l'attraversamento di ciclo. Io a meno che non abbia capito, nel senso poi volentieri magari ci possiamo andare insieme a lavorare, anche volentieri, in pianta di omaggio, che c'è l'amministrazione che può confermare, proprio nella pietra del 527 c'è una traversamento del Grande, mi ha raccato. È stato fotografato e poi ha cucito per escludere una raccolta di pietre, quindi il dosso poi è stato mitigato. Quindi, io ho controllato più volte, per cui se questo quindi da quello che capisco non risolve il problema. Non intendo. Sì, sì, proprio il punto esatto. E diciamo che per la visibilità e l'illuminazione risulta problematica l'attraversamento, nonostante gli interventi che ci sono stati finora. Quindi ci si chiedeva, i cittadini chiedevano se era possibile evitare il punto particolarmente illuminato o comunque evidenziare in modo tale che le macchine potessero rallentare un pochino di più all'arrivo senza necessitare di destinare o altro, e verificare quali sono le varie possibilità per evidenziarlo e rendere più sicuro l'attraversamento e arrivare. Io magari provo così a essere una persona che la faccio, una persona che ha una riflessione, ma sempre che esiste già, anche perché comunque se è stato fatto il dosso per esprimere la sede, è stato fatto il dosso per fare l'evidenza, effettivamente la soluzione alternativa che la puoi sposare sia anche quella della pubblicità per cui volentieri, per quello che riguarda il mio mestiere, perché la dai, lì lo ragionamento più facile, per quello che riguarda l'intervento proprio sul percorso, forse un po' più complesso visto dal punto di vista sanitario. Però andiamo insieme e magari vediamo che cosa. Ok, grazie. Passiamo al quesito numero 2, protocollo 27.577 del 26 maggio 2017, il gruppo Partito Democratico, consigliere Teodori, quesito ad oggetto 2 all'interno. Consigliere, sì, sta nella teoria dei quesiti che vengono riproposti, nella speranza che qua al momento sia stato detto la prima volta, magari diventi meno sicura, nel senso che questo Consiglio Comunale ha provato l'unità del giorno che impegnava il sindaco in particolare a una serie di requerenti di coinvolgimento dell'istituzione locale, in questi mesi tanti non è successo nulla a quanto risulta, e quando è successo qualcosa sarebbe forse ancora più grave, perché nulla è stato in un caso comunicato. Sia i componenti del Presidente dell'Ordine del Giorno che l'Assemblea e le sue emanazioni, commissioni e quant'altro, resta un tema, noi crediamo che corretto sia affrontato con i sindacati, tra l'altro non così corretto farlo con i firmatari, nel senso che noi non siamo FIAT, noi siamo istituzione, e stare sul criminale dei contratti fino a tavola del contratto integrativo aziendale, e noi incontriamo i sindacati non fino a tavola del contratto integrativo aziendale, mi sembra sia una sensibilità e delicatezza impropria in capo a un ente territoriale che dovrebbe semmai basarsi sulla rappresentatività del sigle, che non siamo meno sottoscritto a un rapporto bilaterale con un'azienda privata. Bene, comunque fare questo tipo di cose per ragionare di viabilità, un po' più importante ragionare di occupazione, perché i problemi di viabilità e di parcheggi li abbiamo perché l'azienda sta lavorando a un certo volume di produzione. E di quel volume che va dichiarato difeso, quando io ho letto sulla stampa specializzata e anche quella generalista, che il governo americano fa causa che sia per problemi su motorizzazioni che sono esattamente quelle che vengono prodotte nel nostro stabilimento, beh, io con una luce di sangue gelato, di sudore gelato del mezzo della schiena, ce l'ho. Credo che l'ente locale non possa continuare a dire
il giorno prima dell'ordine del giorno, che proprio settimana dopo avrete fatto un incontro con la regione, poi mandarci quello che diventa nessuno e poi allora non dire più nulla. Ci sono tante persone che aspettano risposte delle istituzioni. Io credo che l'istituzione più vicina geograficamente sia questa. Oggi questa non è sicuramente l'istituzione più vicina dal punto di vista dei fatti, vorrei farla. Stavo dicendo vorrei che le due cose si riunificassero e per esempio tornasse ad essere l'istituzione più vicina geograficamente e anche quella più vicina fattualmente, perché altrimenti anche si occupa concretamente del problema. Io rispondo come ho risposto l'altra volta, nel senso che è così. L'amministrazione, il sindaco in modo particolare, è comunque in contatto con la guerra, perché non è che non lo sia, come è in contatto con tutte le realtà aziendali, ha chiesto, effettivamente anche, più che ha chiesto, ha fatto presente l'ordine del giorno. Stiamo verificando la disponibilità, perché comunque probabilmente darmi la disponibilità di venire in commissione. Stiamo ragionando con voi e anche con i sindacati per capire com'è realmente la situazione. Chiaramente l'amministrazione abbiamo ben presente che FCA è un'azienda fondamentale, di fondamentale importanza per questo territorio. Ci stiamo muovendo anche con, secondo me invece, a me non interessa andare sui giornali, non interessa fare troppo il clamore, mi interessa seguire un percorso, avere un contatto con l'azienda, chiedere all'azienda nel momento in cui sarà pronta di effettivamente fare un incontro con l'amministrazione, con la commissione, con tutti quelli che, con cui si dovrà fare. E quindi io mi sono attivato, sono sul pezzo. Dopodiché, ovviamente, ognuno la potrà vedere a modo suo, pensare a modo suo, il mio modo comunque di fare politica anche questo, quindi insomma su questi temi, su questi punti che sono molto delicati, perché l'abbiamo detto anche nella commissione quando ci siamo visti, Cento è un dipartimento di una, cioè non è uno stabilimento di Cento, è una piccola parte di un sistema più grande. Quindi l'amministrazione deve far sentire la presenza, come credo anche la regione lo stia facendo, però in maniera non nella giornale, non in maniera per farsi pubblicità, ma invece in maniera concreta per fare in modo che invece questa azienda investa sempre di più su Cento e quei posti di lavoro che abbiamo non si perdono e che magari la prospettiva futura sia migliore. Poi dopo, insomma, i risultati li vediamo, li vedremo, però crediamo che questo sia il modo migliore in questo momento. Dopodiché la commissione ha comunque intenzione, nel momento in cui l'azienda mi darà la disponibilità e noi continueremo a chiedere la disponibilità, nel senso che quando avranno delle comunicazioni importanti da dare, ci piacerebbe, mi piacerebbe effettivamente venissero date anche all'interno di una utilizzare la stessa comunale di chi rappresenta comunque il territorio di Cento. Per il momento credo che la strada giusta sia questa che stiamo percorrendo. Non c'è niente da replicare perché il sindaco non ha detto assolutamente niente, e quindi è difficile essere d'accordo o non d'accordo, non ho detto bisogna seguire bene, seguire male, la signora che chiede la domenica. Bene, io credo che non sia il momento di rifugiarsi nelle politichese, non sia il momento di continuare a raccontare favole, perché non si può dire se il risico chiesto, poi se non si fa il loro. Tanto io sono quello giovane, prima o poi avranno qualcosa da comunicare. Problema sono le persone che hanno dei libri da pagare, hanno dei figli da andare a scuola, da decidere se fare una nuova università, per fare una nuova università al loro figlio, e queste scelte non le fanno in funzione di quanto si sentono sicuri sul loro futuro occupazionale. Non credo che Don Pusserini si sentono il sindaco che vuole andare sul giornale per qualsiasi cosa, anche solo pensa che manda la foto del fatto che ha incontrato dei sindacati firmatari per rifare la segnaletica orizzontale sulla strada. Ecco, non esserci sulla striscia di Donato Lorena che fanno vedere queste persone se fare il tutto per una casa o scrivere fino all'università.
Io non sono qui per dire, concludendo, che lei deve per forza rispondere anche in aula, però vi ricordo che tutti noi che siamo stati eletti a sedere in questa assemblea siamo istituzione territoriale, se lei ha delle informazioni credo abbia il dovere di condividere anche informalmente, anche via privata. Se non fa è semplicemente perché non ha assolutamente nulla da non condividere, questo è molto grave. Y cuando dice, me gusta un poco, pues lo voy a unir.
meno il controverso che notare il mondo moderno, a tantissime cose, nessuno ha messo in discussione sugli anni cambiati, ma anche la sua nascita di organizzazione di un tema. Però con tutto il movimento culturale sociale interiore, a quale non concento, è la sfida di perdere la conoscenza. E sarà tutta una visitatura di storia lontana da lungo tempo, ma a parte da un'epoca strutturale, il mio dubbio è di quello di Grazie.
bisogna sapere se quando la traffica la porta di discussione del Consiglio di usare la vigenza della norma che viene chiamata, e se lo sottende le ruolo di fratello, non propriamente in questo, in questo, in questo, in questo, in questo, che è infestato ora di Roma, un anno che non si fa assolutamente niente, è caduto un primo su tutto, sono due, c'è il catrano, ci sono la vita umana, è deteriorato, io sono in casa con la prima sera, difficilmente vedo se lo sento, è una simpatia, dopo non è la mia risposta, ci vanno un po' di più. Sia ora, almeno quando vorremmo prendere scopo di questo, ma anche di nuovo le fasi, di nuovo c'è lo scopo, sia qui e chi viene da un consiglio e dell'altra buona abbia la possibilità di avere il centro, è una città normale come altre. Abbiamo una regola che fa schifo e bisogna sistemare. Grazie. Ringrazio il consigliere Fortini, sicuramente il tema trattato è abbastanza ampio e composto di varie anime. Ricordo che il piano aria del progetto PAI, di cui abbiamo un po' discusso anche nel quest'anno nella nostra chiamata dal presidio, è stato approvato il 21 aprile scorso. In una forma contraddotta in seguito alle due situazioni fatte a seguito di consultazioni da parte della nostra regione. Piano aria sì, riguarda le strade, ma non riguarda solo le strade. Sicuramente c'è un tema relativo all'inquinamento atmosferico derivante dalla situazione dei rigori. Per quanto riguarda il piano del traffico, già il sindaco ha risposto precedentemente in merito a quello che è l'iter che il piano del traffico sta avendo, quindi parlerò principalmente dell'altra componente del quesito. In particolare, per quanto riguarda le limitazioni al traffico e le rispettive deroghe, il piano del prodotto approvato attualmente da vigente prevede che dal 1 ottobre ciascun anno rischia delle limitazioni al traffico regolare sugli storici e nei territori comunali, limitazione che prevederà una possibilità di alto ai veicoli a 1 benzina e a 4 litri da parte del 2018. Quello che abbiamo discusso nel periodo che è andato dal 1 di ottobre ai primi dell'anno è stato andare a discutere con gli uffici della regione su come il provvedimento PAI fosse calzabile su un territorio come quello centese, che non è un territorio laddove il capoluogo presenti una grossa preponderanza in termini di rapporto su di superficie rispetto a tutto il territorio comunale. E anche perché la mancanza di trasporto pubblico locale che entra all'interno della vecchia cerchia della Luna comporta tutta una serie di problematiche, relative alla fruibilità del centro storico e all'impatto economico che, come dire, che particolarmente restrittivi possono avere. Abbiamo comprovato una serie di deroghe che saranno oggetto di una delibera che verrà adottata per la finestra temporale dell'anno prossimo. Per quanto riguarda poi il
c'è anche più contento quindi, dei cartellonisti perché verrà sistemata sulla base di quelle che saranno le verme in estrema sintesi, fatto una serie di incontri anche con l'associazione economica del territorio, abbiamo controllato su una serie di termini accettabili per la regione che portano alla gestione di questo demoanale all'interno del centro storico. Per quanto riguarda infine le telecamere di monitoraggio sugli ingressi, queste non sono un elemento urgente per quanto riguarda l'applicazione allo stato attuale, telecamere che sono sì previste all'interno della proposta del piano del traffico che è stato oggetto della decisione consigliare nell'amministrazione precedente, telecamere che nel momento non risultavano finanziate, che però potrebbero essere inserite all'interno di un piano di medio termine, visto anche l'investimento che il Comune farà su delle camere di videosorveglianza e quello che sarà anche un po' il tema del monitoraggio dei parcheggi che sarà anche oggetto di magari anche attualmente in corso di discussione. Questo cercando di aggruppare tutto quello che è un po' il tema veicolare, ricordiamo però che tutto quello che è il tema aria non solo riguarda il veicolare, ma gran parte delle missioni del PM10 riguarda incenerimenti e caldari domestiche, che questo è stato anche che la nostra amministrazione ha adottato l'ordinanza proprio sul tema dell'emergenza aria nei primi giorni del settembre scorso e che quindi c'è un'attenzione generale a questo tema, mutuando però una serie di preoccupazioni da parte dei soggetti economici del territorio che devono far sì che questo piano aria non sia adottato in maniera spesso analizzata da quelli che sono le tematiche sul tema. Sono 3 milioni, sono 1,5 milioni
i due minuti in più parliamo successivo, ci sarà dopo. Quindi questa è la spiegazione che io vi devo e in che modo verranno poi la loro le schede, ma le persone non mi bastano le modalità del caso. Grazie, come diceva, il 4 maggio è stato comunicato ufficiale, per cui la ufficiale la selezione di circa 3 milioni e 70 mila, sono 1.700 mila circa per ciascun anno. Quindi si è un decreto che è stato accumulato evidentemente da alcuni tecnici che partecipano all'attività accumulato in maniera, però sono 17 milioni da stanziare per ciascuno degli anni 2016. E per l'allegato cita il valore annuale per il periodo 2015-2016. Si tratta di somme di IMU non incassate nei comuni a causa dell'esenzione per immobili inagibili, perché attualmente ha trovato presente nel sinistro che è stata sicuramente da parte dei comuni che non venivano pensate in qualche modo e giustamente non era entrato perché era derivato dal fatto che giustamente le persone che non avevano un po' presente con la paparina, ma chiaramente questo si continuava un po' di finanze di il la sigla di sicurezza totale perché io il 16 marzo sono andato a una riunione di regione in cui era stato anticipato questo provvedimento, l'unione ovviamente non ancora formalizzata, e il provvedimento parlava di 3 milioni e 82.000 euro per il 2016 e 2.056 euro per il 2017, quindi questo è il che è stato segnato sempre, quindi chiaramente per il 2017 si ottiene ancora l'altro. A tutti questi di passo stiamo noi i fondi chiaramente sono già destinati, quindi si possono mettere a bilancio, da tutti questi di passo stiamo togliendo il codice del governo che poi avere il massimo di tutte le persone. Sì, la risposta tecnicamente diciamo, così perfetta, quindi io rimango sulle modalità che il governo ha adottato per assegnarsele e considerato che nello stesso giorno, il 26 aprile, hanno fatto una per quello che si chiama per la riassegnazione di risparmio finanziario nel 2016, credo che le previsioni della finanziaria del 2018, che si sta per annunciare nei 35 miliardi di euro, non vorrei, perché anche è tutto forse diverso, per discusso a questo stato sempre più costruito. Navigante a vista, navigante di libro e di navigante a vista. Grazie della risposta. Sia questa che quella data in commissione, al momento sembrerebbero sufficienti a usare il tema. Bene, abbiamo servito il tempo di posizionare, passiamo in italiano.